Allora, di nuovo buonasera a tutti e benvenuti alla seconda serata della settima edizione del Cleto Festival. Per chi non mi conosce, io mi chiamo Franco Ropp e parlo a nome per conto dei ragazzi dell'Associazione La Piazza, l'associazione che ha ideato questa manifestazione 7 anni fa. E diciamo, questa manifestazione era nata con l'intento di riuscire a far conoscere al meglio questo paese, questo borgo. E diciamo che così è stato, perché... E successivamente, voglio dire, Cleto dopo il festival è riuscito a entrare nei circuiti di promozione culturale, creando al contempo pure un'economia basata sulla cultura, tant'è vero che ogni anno i giovani, voglio dire, le persone in generale tornano al festival con piacere, perché questa iniziativa è riuscita a trasmettergli passione, perché noi l'abbiamo fatto veramente con passione e quindi siamo riusciti a trasmettere passione. E abbiamo deciso di improntare il discorso sulla cultura, perché altrimenti, voglio dire, con i soldi che abbiamo investito in 3 serate si sarebbe potuto fare un mega concerto magari in un campo sportivo al chiuso e avremmo venduto un sacco di birre, però poi il giorno dopo non sarebbe rimasto nulla oltre alla spazzatura che inevitabilmente restava a terra, come ad esempio, voglio dire, in una comunità qua vicino. E nella prossima settimana ci sarà Belen, vuol dire, sicuramente sarà una manifestazione bella e riuscita, però noi di quel genere di manifestazione abbiamo sempre accantonate, non abbiamo bisogno di veline, non abbiamo bisogno di passerelle. Con tutto il rispetto per Belen, che vuol dire fa un lavoro e non fa il lavoro che faccio io, sicuramente guadagnerà di più. E niente, voglio dire, ritornando al concetto del festival, noi ci siamo ogni anno, abbiamo legato ogni edizione a un tema, e il tema di quest'anno prende il nome di Indifferenza. Perché Indifferenza? È nato proprio dal concetto di riuscire a marcare quelle politiche, quell'impegno civile che ha fatto sì che alcuni territori fossero veramente differenti rispetto ad altri. E quando si parla di differenza non si può non citare l'esempio di Napoli. L'esempio di Napoli è una delle realtà più splendide forse che attualmente in Italia e forse nel mondo è riuscito a togliere una maschera brutta che gli era stata affidata, di un popolo sporco, di un popolo che non collaborava, di un popolo ai margini, che c'era la mafia, c'erano le cricche, c'era il malgoverno, e con l'avvento dell'amministrazione De Magistris questa città è riuscita a sovvertire questo messaggio. Come? Con l'impegno civile, dando in gestione degli spazi ad associazioni culturali che hanno come dire, occupato questi spazi, come riempendoli di cultura, organizzando dei dopo scuola popolari. Io ho seguito molto la vicenda dell'onorevole De Magistris perché lo conosco per fatti che ancora lui non era in politica, perché lui si è occupato lui era un magistrato prima di entrare in politica, si è interessato di iniziative importanti, cose che ancora tutt'oggi, voglio dire, sono sotto gli occhi di tutti. Ha parlato di commissione, di soldi pubblici, di sperpero di denaro, di cric, di malgoverno e di malaffare, forse più di molti altri. Questa cosa in Calabria è ancora attuale, nonostante quelle inchieste sono state avviate 10 anni fa, forse anche più di 10 anni fa, 2006-2007, a tutt'oggi ancora sembrano attuali. Soprattutto lui si è impegnato come magistrato per la questione delle paleoliche ed è sotto gli occhi di tutti, basta prendere un qualsiasi giornale ogni giorno e troveremo sempre la stessa notizia, che sono stati sequestrati i parchi eolici e via dicendo. Io, prima di passare la parola al moderatore, che questo è il bello della diretta, perché questo è un festival, come dire, un po' provvisorio, non ci sono date d'inizio e non c'è una data da fine, l'unica data che sappiamo è quella che inizia il 19 e finisce il 21 ed è una 3 giorni di 24 ore, quindi non c'è un inizio e non c'è una fine. Io prima di passare la parola al moderatore voglio in primis ringraziare gli sponsor che hanno sostenuto questa iniziativa, perché ci tengo a sottolinearlo, ma non per marcare differenze con altre realtà associative, noi non prendiamo soldi pubblici per fare questa cosa. Questa iniziativa nasce con il contributo e il supporto di tutti, in primis dei cittadini di Cleto che si sono impegnati realmente per questa iniziativa. Pian piano, il 2011 eravamo 10, poi siamo diventati 20, 30, adesso siamo 100, collabora tutta la cittadinanza.
e questo è qualcosa di splendido e noi ci riempie di gioia. Chi in ogni modo la gente ha deciso di collaborare, chi facendo il pane, chi organizzando il lavoro, come dire, prettamente più manuale, dell'installazione di palchi e altre cose. E questa è una cosa che, voglio dire, per noi ci fa sperare bene, ci fa guardare in maniera fiduciosa al futuro. Io ripeto, voglio fare solo altri due ringraziamenti. Ringrazio gli sponsor che hanno sostenuto questa iniziativa e ringrazio gli amici che hanno contribuito a far sì che questa serata si svolgesse. Sono in primis Paolo Rufino, Francesco Saccomanno e l'onorevole Mimmo Talarico. A loro li ringrazio veramente di cuore, li ringrazio a nome di tutta l'associazione che questa sera ho l'onore di rappresentare. Allora, io passo subito il microfono a Francesco, che introdurrà la discussione, e poi mi riservo di fare, se c'è tempo, una domanda alla fine. Grazie ancora e buona serata. E scusate, l'ultima cosa, ringrazio per l'amministrazione comunale che ha patrocinato questa iniziativa dal 2011 a tutt'oggi. Non l'ho citata per ultimo solo per una questione di dimenticanza, non per importanza. Buona serata. Buona serata a tutti. Intanto è necessario dire questa cosa importante che si fa qui a Cleto. Veramente loro si sono riappropriati per primi di uno spazio, del loro borgo, delle loro strade, delle loro vie, di tutti gli spazi del borgo che rivivono in questi tre giorni. Ma rivivono anche in altri periodi dell'anno, perché loro fanno altre iniziative, hanno costituito una biblioteca popolare intitolata Peppino Impastato, quindi fanno delle iniziative concrete per mantenere viva, diciamo, la vita in questo borgo. E poi hanno deciso anche di fare un passo in più, diciamo, si sono concretamente detti: noi ci viviamo in Calabria, dobbiamo organizzarci per far sì che la vita sia in qualche modo dignitosa, e per cui fanno delle cose che di solito non si fanno in Calabria. Ecco, per esempio fanno un'iniziativa come questa a costo zero per le casse pubbliche, si autofinanziano, e sono pochissime le realtà calabresi che fanno questo. E poi soprattutto mettono in discussione dei temi importanti. Ieri sera è stato importantissimo il tema che si è discusso e che penso riprenderemo anche in questa sera, cioè il tema della criminalizzazione della solidarietà. Cioè, in una società moderna in cui le persone sono sole, non si favorisce, non si premia chi promuove la solidarietà, ma addirittura la si criminalizza. A me piacerebbe questa sera partire a fare una domanda sull'attualità al sindaco di Napoli, a Luigi De Magistris. E dopo quello che è successo a Barcellona, c'è il tentativo di chiudere le città, di alzare muri, di alzare le mura, come si dice, c'è il tentativo di tenere lontano loro, gli altri. Invece mi sembra che a Barcellona c'è un sindaco, che tra l'altro hanno grosse affinità con Napoli, c'è una forma in qualche modo di gemellaggio, che dice che dopo tutto quello che è successo è necessario tenere aperto il canale dell'accoglienza, aprire le porte, non chiudersi, contaminarsi, lavorare di più per creare una società multiculturale. Come si fa questo a Napoli? Lo chiediamo subito al sindaco di Napoli. Allora, grazie, buonasera. Allora, comincio anche io, prima di rispondere, con un ringraziamento chiaramente ad avermi invitato come Festival di Cleto. Pur essendo stato 9 anni in Calabria, non c'ero mai stato a Cleto, e quindi per me è stato anche un motivo per scoprire un borgo così bello, con tante persone. Mi dispiace che non sono Belen, quindi farò altro tipo di argomentazioni e di esibizioni, cercherò, come dire, di raccontare una vita all'interno delle istituzioni, per quello che si può fare in un'oretta. Lo faccio volentieri, per me è difficile spostarmi da Napoli, sono arrivato qui in Calabria il 16 agosto, ma dopo Napoli nel mio cuore c'è la Calabria. Io sono rimasto legatissimo a questa terra, nonostante questa terra mi abbia poi strappato quello che io avevo più caro, cioè la toga di pubblico ministero, ma non certo gli abitanti per bene della Calabria, quel sistema che per 9 anni mi ha contrastato. Quindi, nonostante questo, e potessi avere anche un sentimento di respingimento nei confronti di questa terra, io invece ne sono rimasto profondamente legato, e magari su questo ci vorrei ritornare.
la sindaca di Barcellona, con cui abbiamo un ottimo rapporto, stiamo costituendo in Europa la rete delle città ribelli, poi magari ci torno, ribelli nel senso che non si vogliono piegare a delle politiche inaccettabili, ha fatto una dichiarazione l'altro giorno che io ho trovato molto bella. Ha detto: il terrorismo non cambierà per nulla il modo di essere di una città come Barcellona. La strategia del terrore è quella di chiuderci dentro, avere paura di uscire, stare in casa, rinunciare alla libertà, rinunciare all'occupazione degli spazi pubblici, rinunciare alla cultura, rinunciare alla mobilità, e soprattutto questa comunità dell'odio e del rancore che bisogna sconfiggere e bisogna abbattere. Io però sono molto preoccupato, perché vedo delle convergenze parallele tra il terrorismo e, come dire, quelli che apparentemente dovrebbero sconfiggere il terrorismo. Nessuno si interroga da dove nasce l'ISIS, è fuori dal dibattito. Tutti pensano che sono semplicemente dei fanatici religiosi. Sicuramente c'è fanatismo, sicuramente ci sta l'odio che ti porta a fare quello che è accaduto a Barcellona. Però chiediamoci da dove nasce questo odio, perché c'è questo odio, perché nessuno dice che ci sono governi occidentali che spendono 64 milioni di euro al giorno per spese militari, che molte armi vanno in Arabia Saudita, molte armi vanno in paesi che sono tutt'altro che in lotta con l'ISIS e con il terrorismo. Io credo che come Occidente abbiamo seminato troppo odio in Iraq, troppo odio in Afghanistan, troppo odio in Siria, troppo odio in Libia, troppo odio. E quando semini odio per anni e anni e anni, c'è talmente una rabbia in tanta gente che quello che sta accadendo mi preoccupa molto, perché se affidiamo la cura a chi ci ha prodotto questo, io non credo che ne andremo molto lontano. Se la cura sarà stato di polizia, restringimento degli spazi di libertà, politiche di guerra, armi, cioè se continueranno a fare quello che ha prodotto l'ISIS, alla fine sembrerà strano. Ecco perché città ribelli. Città ribelli significa città che non vogliono seguire le politiche liberiste, sono contro le oligarchie, contro l'accumulazione del potere, contro le disuguaglianze, sono contro gli effetti collaterali delle politiche liberiste, che sono i nazionalismi, sono le politiche di Salvini, di Le Pen, quelle che conosciamo. Esiste un'altra via, che è la via dei territori, la via degli spazi recuperati, del potere al popolo, del bene comune, della distribuzione delle ricchezze, della riduzione delle distanze, dell'accoglienza, della solidarietà. Io sono convinto che quando accogli, quando sei solidale, quando tendi la mano, tu costruisci dei ponti straordinari di pace. Io vi voglio raccontare qui a Cleto una lettera che ci hanno scritto i ragazzi, tutti minorenni, quindi coetanei di quelli che hanno fatto l'attentato a Barcellona, per capirci, che sono stati accolti in quasi 2000 nell'ultimo sbarco che c'è stato a Napoli. C'è stata una gara di solidarietà dei napoletani a portare cibo, a portare vestiario, addirittura ospitarli nelle case qualora ci fosse stato bisogno, non è stato necessario. Hanno scritto una lettera bellissima, perché poi si sono organizzati in comunità, hanno fatto subito un'associazione, hanno eletto il capo, diciamo il capo popolo loro, e loro hanno scritto che non dimenticheranno mai come sono stati accolti e quando ritorneranno nelle loro terre, perché loro vogliono tornare nelle loro terre, non sono migranti turistici, non è persone che hanno scelto di venire nelle nostre terre, sono stati costretti a venire nelle nostre terre, e loro non dimenticheranno mai e racconteranno, chi viene dal Senegal, chi viene dal Gambia, chi viene da tutte le parti dell'Africa, racconteranno come sono stati accolti. Bene, io credo che se vogliamo sconfiggere il terrorismo, e chiudo questa prima domanda, dobbiamo eliminare, dobbiamo finirle con le politiche di guerra, con le colonizzazioni di chi pensa e ha la presunzione di esportare la democrazia, di continuare a alimentare regimi che finanziano il terrorismo, smetterle con le politiche delle mura, del filo spinato, dell'odio e dell'indifferenza, e finalmente cominciare a costruire un mondo in cui ci si rispetta, in cui nessuno è superiore all'altri, e anzi, se vogliamo dare una mano a questa gente, facciamo finalmente una cooperazione degna di questo nome, che non significa fare guerre, accaparrare petrolio, fare opere pubbliche inutili,
ma stare vicino a chi soffre e garantire l'autodeterminazione dei popoli. Napoli in questi anni si è riuscita a salvare perché noi abbiamo difeso i nostri territori dai colonizzatori del centralismo italiano. E quindi sappiamo che significa quando qualcuno vuole mettere le mani sulla città. Immaginatevi, e chiudo veramente, io dico sempre questo, a proposito degli ulivi della Palestina, io dico sempre ai miei concittadini, ho detto, ma noi come reagiremmo se viene qualcuno un giorno a Napoli e si comincia a pigliare il Castel dell'Ovo, il Maschio Angioino, e ti comincia a strappare quello che ti è così caro? Cioè noi dobbiamo capire che se i popoli non vengono rispettati, se ogni popolo non ha la capacità di auto-organizzarsi, autodeterminarsi, non ci sarà mai la pace. Se c'è qualcuno che pensa di mettere negli ulivi dove sta la Palestina le colonie per fare uno sfregio a quel popolo che c'è la storia dell'umanità, noi non avremo mai due stati che vivranno l'uno vicino all'altro in pace e in sicurezza. Quindi ecco, nella nostra esperienza napoletana stiamo provando a realizzare una comunità in cui il differente è una ricchezza, in cui la persona che viene non è un peso economico ma è un'opportunità, in cui le religioni si mescolano, le culture stanno insieme. È una città povera, siamo pieni di problemi, ma è una città che è un antidepressivo naturale, perché non vuole rinunciare a vivere, non vuole avere paura e non vuole piegarsi alla strategia del terrore che i terroristi e i fiancheggiatori dei terroristi vogliono mettere in campo. Volevo ritornare un po' a come è partita la tua esperienza di sindaco di Napoli, diciamo, senza l'appoggio delle forze politiche, qualche piccolissima forza politica, diciamo. Però dietro c'era una serie di relazioni che si erano create sul territorio, quindi di associazioni, di comitati, di centri sociali, anche questo tuo rapporto con i centri sociali, insomma, che per tutti, diciamo, come passa l'informazione televisiva, i centri sociali dove ci sono, il posto in cui ci sono le persone negative, quelli che si fanno le canne, quelli che si fanno i fatti loro, quelli che si drogano. In realtà, diciamo, a Napoli forse è uscita un'immagine, anche la realtà così com'è, di chi si spende quotidianamente con altre forme di fare politica rispetto alla politica istituzionale sui territori e fa delle cose concrete. E dicevo, quando è partita la tua esperienza a Napoli, nel disinteresse della gran parte dei partiti e delle forze politiche, c'era una situazione che un poco è quella che c'è oggi a livello nazionale. Io vorrei che tu ci parlassi di quell'esperienza e di come potrebbe ripartire un'esperienza alternativa, diciamo, al quadro politico nazionale, anche tenendo in considerazione di tutto quel popolo che a dicembre ha votato per il no al referendum costituzionale, votando per il no, diciamo, con una valenza molto significativa dal punto di vista sociale. Ma più che l'indifferenza dei grandi partiti, ho avuto l'ostilità dei grandi partiti. Io quando mi sono candidato a sindaco di Napoli la prima volta, nella primavera del 2011, nessuno ipotizzava che io potessi vincere, perché io avevo contro il centro-sinistra col Partito Democratico che aveva governato per oltre 20 anni la città di Napoli. Avevo contro un centrodestra che all'epoca era fortissimo, Caldoro, Cosentino che poi sta in carcere, Cesaro, Gigina Purpetta, insomma un po' di personaggi vari di Napoli. C'era il terzo polo all'epoca con Fini, Casini, c'era anche l'inizio del Movimento 5 Stelle, chiaramente era solamente l'inizio, quindi io avevo qualche forza politica, come ricordavi tu, minore, ma sostanzialmente non avevo nessuno, non avevo apparati, non avevo soldi, non avevo nulla. La campagna elettorale è cominciata esattamente scendendo da via Toledo, dove avevo l'ufficio nel centro di Napoli, cominciando a camminare per strada, fermavo la gente, dico io mi candido a fare il sindaco di Napoli. La gente all'inizio ti guardava così, stava parlando di Napoli, una città con 1 milione di abitanti, 1 milione di residenti, 2 milioni di abitanti al giorno che stanno nella nostra città. Così è cominciata la campagna elettorale, nessuno poteva ipotizzare che io arrivasse al ballottaggio. Tant'è che quando arrivai al ballottaggio anche le televisioni che dovevano commentare quel risultato non avevano la mia fotografia, non riuscivano a commentare, perché siccome nel mondo mediatico politico non può esistere che ci sia una novità rispetto al sistema, quindi non riuscivano a catalogare io come potessi essere arrivato al ballottaggio. Quindi arrivo col 27% al ballottaggio e poi vinco con il 70%. Napoli nel 2011, una fotografia della città per chi non è napoletano.
apro subito una parentesi: Napoli è una città, lo dico sempre perché sennò ci sono i miei avversari che dicono il sindaco dipinge Napoli è diventato Zurigo. Innanzitutto io non vorrò mai che Napoli diventi come Zurigo, con tutto il rispetto per Zurigo, ma Napoli ha molti problemi, è piena anche di problemi, però la fotografia della città era questa e oggi è quest'altra. Io cominciai la campagna elettorale che saltavo sui rifiuti, i rifiuti arrivavano al primo piano del centro di Napoli. Napoli era città piena di rifiuti, senza un turista, depressa culturalmente, piena di corruzioni e la camorra che controllava appalti, subappalti, insomma era una città dove la gente non aveva più fiducia in nulla. Oggi la fotografia della nostra città è che il sistema politico tradizionale è stato messo fuori da Palazzo San Giacomo, non controllano più appalti, non controllano più il sistema, non controllano più la politica della città. La città non ha più rifiuti, è la prima città d'Italia per crescita turistico-culturale. L'aeroporto di Napoli è stato primo negli ultimi 6 mesi in Europa per aeroporti medi e i musei di Napoli negli ultimi mesi hanno superato addirittura i musei di Firenze per presenza di persone. Questa è la città che è governata senza un euro. Io governo Napoli, voi avete fatto il Festival di Cleto senza un euro, io governo Napoli da 6 anni senza soldi. Vi sembrerà strano, una città completamente indebitata, 2 miliardi di debiti, un disavanzo spaventoso, tutte le società partecipate fallite, una città dove i creditori venivano pagati a 4 anni, dove nessuno voleva investire a Napoli, nessuno voleva venire a fare un concerto. Bene, siamo ripartiti esattamente da quei valori che la politica non ha mai voluto considerare, il capitale umano che vale più del capitale economico. Io sono andato in mezzo alla gente e ho detto: sentite, noi non teniamo soldi, ma se qua dentro ci scatta la molla del cambiamento, noi diventiamo una potenza e il capitale umano alla fine produrrà pure economia. All'inizio mi guardavano ovviamente un po' come se fossi un visionario, ma questa era la realtà. Capitale umano, partecipazione popolare, recupero degli spazi degradati, coinvolgimento dei giovani. Ma dove sta questa antipolitica? L'antipolitica sono quella schifezza di politica che ha fatto diventare l'antipolitica. Ma come quando tu incominci a far comprendere alla città che i protagonisti del cambiamento sono gli abitanti e i cittadini, ma c'è una voglia di politica che è straordinaria, a cominciare dai giovani, dalle persone meno giovani. 400 luoghi adottati nella nostra città, c'è Napoli che un poco alla volta abbiamo incominciato. In un mese i rifiuti sono stati tolti, in un mese, e non ce li siamo mangiati. Semplicemente io sapevo perfettamente come si doveva fare. Dovevi rompere il sistema tra politica, affari e camorra, eliminare i subappalti, eliminare gli affidamenti diretti, fare il contrario delle privatizzazioni. Amiche e amici di Cleto, ma vi chiedete come mai Napoli è l'unica città d'Italia che ha rispettato il referendum sull'acqua pubblica e abbiamo trasformato una società per azioni in azienda speciale di acqua pubblica? Non abbiamo privatizzato il sistema dei rifiuti. Ho dovuto togliere pure Alfredo Romeo che gestiva il patrimonio immobiliare. Alfredo Romeo, sapete, pure a Cleto, immagino che qualche eco sarà arrivato di che siamo il sistema controllava tutto. Ecco perché oggi abbiamo anche ribaltato un concetto che io non sopportavo più: i poteri forti, i poteri forti, i poteri forti. Io, girando tra il mio popolo, tra la nostra gente, tra le persone, ho detto: concittadini e abitanti di Napoli, dobbiamo fare in modo che il potere forte siete voi, siamo noi, ce lo dice. Tu hai citato la Costituzione, l'articolo 1, la sovranità appartiene al popolo. Ma dove sta scritto che i poteri forti sono i capitali finanziari? Dove sta scritto che i poteri forti sono gli editori che controllano i poteri mediatici? Dove sta scritto che i poteri forti sono le mafie e sono i grandi partiti? Ma ci vogliamo convincere del potere forte e il popolo? Ci vogliamo convincere o no? Allora dicono: il sindaco è populista. Ma che significa è populista? Io non voglio appartenere a nessuno. Allora io facevo il magistrato, ho buttato il sangue per diventare magistrato, gli anni migliori della mia vita, è stato il mio sogno. Ho fatto 9 anni in Calabria, me ne potevo andare dalla Calabria, mi avevano offerto Ponti d'Oro, basta che non rompevo più le scatole e me ne andavo. No, a me piaceva fare il magistrato. Ho perso? Sì, ho perso, ma non mi sono perso e mi sono ritrovato. Mi sono ritrovato a fare in vesti diverse quella a cui ho sempre creduto, cioè che può esistere un mondo diverso. Basta con questa storia, lo voglio dire in Calabria: non cambia mai niente, non cambia mai niente, non cambia mai niente.
ma liberatevi di questa mentalità che non cambia mai niente. Ma addosso è scritto che non cambia mai niente, che c'è lo Spirito Santo che lo decide. Io sono credente, dipende da noi. A Napoli nessuno ci credeva. Io ho fatto il direttore d'orchestra, vabbè, sì, l'ho fatto, ci ho messo la faccia, ci ho creduto prima degli altri. Ma adesso l'orchestra, quando il direttore d'orchestra se ne andrà, perché io fra 4 anni finisco di fare il sindaco, ci sarà l'orchestra che suonerà. Perché quando scopri la libertà, quando togli i guinzagli, quando ti liberi dalla corruzione, quando la gente capisce che può contare, quando la gente capisce che conta, non in base a quanto denaro ha in tasca, ma conta perché è una persona, perché è un essere umano che viene ascoltato e rispettato, quando riscopri il gusto della politica, il gusto della comunità, il gusto di uscire, il gusto di andare a un concerto, il gusto di andare a un teatro, e basta, sta sempre, non me ne vogliono gli operatori, davanti alla televisione, sta gente che parla, l'ha detto la televisione, ma che significa l'ha detto la televisione? La televisione è importante, ma ritroviamo il gusto come stasera, di stare insieme, di guardarsi negli occhi, di scendere per strada, di tendere la mano a chi sta soffrendo. Noi abbiamo perso i valori, per 40 anni abbiamo messo l'avere che conta più dell'essere. Conti quanto hai, quanto consumi, come appari, quanto denaro hai, quante proprietà hai. Poi nessuno ti chiede, ma chi sei? Qual è la tua storia? L'essere, la dignità, la solidarietà, l'autonomia, il coraggio, la passione, la tenacia. Allora chiudo. Luigi De Magistris, ve lo dico a Cleto, non c'ha partito, non c'ha soldi, non è iscritto, sono iscritto all'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani. Poi da quando sono sindaco mi hanno con tessere, ma sempre tipo Slow Food, queste cose qua. Non sono iscritto a nulla, non ho potere, non ho soldi, non ho nulla. I miei valori al mercato della borsa capitalistica non contano nulla. Ve li dico quali sono. Qual è il segreto di Napoli? Onestà, passione. Mamma mia, se non avessi avuto amore per Napoli e passione, sarei già morto. Passione, coraggio, coraggio. Perciò in altre città non sta cambiando, perché una cosa è fare la rivoluzione sui social, e io i social li uso moltissimo, una cosa è fare i comizi, una cosa è fare le interviste, ma quando devi firmare devi buttare fuori la camorra dai rifiuti, devi buttare le multinazionali dall'acqua pubblica, devi togliere Romeo dal patrimonio, e prego come ci tremano in mano a tanta gente, cominciano a tremare le manelle, anche a quelli che sono il nuovo della politica, cominciano a tremare un po' la mano. Allora di fronte a questo sono audacia, coraggio, passione, follia, autonomia, e mi piace stare tra la gente. Fin quando non mi stancherò, questa è la ricetta per Napoli, questa può essere la ricetta per Cleto, questa può essere la ricetta per l'Italia. Quello di crederci, di amare, di avere passione per il bene comune. Il bene comune, ecco la parola chiave. Basta con proprietà privata e proprietà pubblica, il bene comune. Jean-Jacques Rousseau disse una cosa straordinaria, una frase bellissima: il problema non fu di chi mise i pioli per delimitare i confini, il problema fu di chi non tolse i pioli. Noi abbiamo una mentalità tutta fondata sull'io, sull'io, sul possesso, sull'io, sul possesso. Ragioniamo sul noi, sulla comunità, sulla collettivizzazione dei beni comuni. Perché la carta a terra? Questa cosa certe volte ho una discussione che perché la carta a terra a casa non la butti e fuori alla piazza la butti? Dovrebbe essere il contrario, cioè se ci rifletti è il contrario. A casa la puoi buttare perché tu la devi raccogliere, ma la piazza vale più della casa, perché la piazza è di tutti, è un agorà. E allora questi sono, è un po' la filosofia politica dell'esperienza napoletana, un'esperienza che è nata dal nulla. Mia moglie che sta là, quando dopo l'esperienza di magistrato andai a casa, era un lontano marzo del 2011, disse: Maria Teresa, ho deciso di candidarmi a sindaco di Napoli. Mia moglie mi guardò negli occhi per 20 secondi, disse: la prova definitiva della tua follia. E beh, fatemi tutte le domande a Cleto, ma non mi fate la domanda del confine tra normalità e pazzia, perché non vi so rispondere. Questa è l'unica domanda alla quale alzo bandiera bianca e non so rispondere. Allora, ci sono stati pure dei momenti un poco brutti, diciamo, durante la tua amministrazione. In particolare due ne vorrei ricordare. Una in cui sei stato sospeso da sindaco, e l'altra quando
anche dal mondo ambientalista ti venivano degli attacchi, perché lì secondo me lui ha avuto la, diciamo, la capacità e la determinazione di tenere insieme la difesa dei beni comuni con la difesa del lavoro. Parlo della questione dell'acqua, in cui ci furono delle discussioni anche con il mondo che difendeva l'acqua pubblica, diciamo, che lì la cosa intelligente, secondo me, ecco, quando si parte dal popolo, dalle sue esigenze, dai suoi bisogni, non possiamo parlare che dobbiamo tenere in considerazione i beni comuni e non le persone, la vita, il lavoro, la loro quotidianità. Il bello è che l'altro giorno, due mesi fa, il sindaco di Cosenza, c'era un dibattito, è passato e diceva: guarda, ci lamentavamo sulla difficoltà a discutere in piazza. Allora il sindaco di Cosenza risponde: vabbè, le piazze non sono fatte per discutere. È interessante questa cosa, perché mi sembra che sia il contrario di quello che dicevi tu prima. Per cui queste difficoltà da amministratore, diciamo, hanno pesato alla lunga. Come ne sei uscito, tra virgolette? La cosa più complicata, io l'ho detto prima velocemente, però immagino che tutte le persone, se si immedesimano un momento in quello che ho detto, cioè governare una città senza soldi, sottoposta a una legge molto dura che si chiama il piano di riequilibrio, cioè per i comuni in predissesto, significa che noi non possiamo investire, non possiamo assumere, non possiamo fare mutui, non possiamo fare niente. Quindi immaginatevi una città come Napoli, con un tema del lavoro molto asfissiante. È stata molto dura, perché sono stati momenti anche difficili, poi abbiamo cercato di recuperare utilizzando i fondi europei, insomma, tutto sommato, poi anche avendo i governi nazionali tutti contro, Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, con Gentiloni va un po' meglio, perché dopo la sconfitta del referendum hanno dovuto prendere atto che esperienze come autonome come Napoli andavano maggiormente tenute in considerazione, contro i governi regionali, insomma una città assediata dal sistema politico tradizionale, quindi è stato molto faticoso. Poi arrivò addirittura la sospensione, perché pensate un po', dopo avermi fermato da magistrato, dove io per tanti anni da accusatore sono diventato accusato, complessivamente mi sono difeso, ne sono sempre uscito indenni da circa 100 procedimenti penali, civili, amministrativi e disciplinari, mi avevano condannato in primo grado per un processo veramente incredibile, perché avevo acquisito tabulati di parlamentari senza chiedere l'autorizzazione al Parlamento. Siccome anche il più stupido dei magistrati, io sicuramente non sono stupido, ma ero un pessimo magistrato, una cosa l'avevo imparata, ma non facendo il magistrato, ma all'Università Federico II di Napoli, che per acquisire il tabulato del parlamentare devi chiedere l'autorizzazione al Parlamento. Semplicemente che noi non sapevamo che quei numeri di telefono erano di parlamentari. Quindi avevamo chiesto l'acquisizione del tabulato, appena avevamo saputo del parlamentare, io avevo chiesto l'autorizzazione e mi hanno addirittura condannato per abuso d'ufficio non patrimoniale, legge Severino. La Severino modifica, inserisce l'abuso d'ufficio non patrimoniale una notte in Parlamento durante la conversione, poi un dettaglio che la Severino è l'avvocato di Prodi, che era l'indagato di un primo procedimento e che diventa l'accusatore nei miei confronti nel processo di Roma. Quindi io vengo condannato, sospeso, tutte le forze politiche, il sindaco è finito. Il sindaco si deve dimettere, Berlusconi, Bassolino, Grillo, tutti quanti. Il sindaco si deve dimettere, il sindaco deve andare a casa. Io mi sono guardato allo specchio e ho detto: ma che ho fatto? Cioè io non solo ho pagato da magistrato, la gente della mia città evidentemente mi ha eletto per quello, perché io queste cose le ho raccontate, mi ha eletto per quello, mi ha votato per come ero, per le battaglie che ho fatto. E io che mi vado a dimettere, poi verrò assolto, e come possiamo ricostruire il diritto dell'elettorato? Infatti poi sono stato assolto, ma questo dopo. Quindi io mi sarei dovuto dimettere secondo il potere mediatico, il potere politico. Io feci questo un giorno, tutti i giornalisti col microfono in mano: sindaco, allora ti dimetti? Io dissi: no, faccio il sindaco di strada. Per un mese sono stato per strada, non potevo entrare al comune, il vice sindaco ha assunto le funzioni, io sono stato un mese H24 per strada. Immaginatevi una città come Napoli, senza soldi, accerchiata, i problemi che abbiamo, io facevo il sindaco di strada e andando tra la gente mi diceva: sindaco non mollare,
Sindaco, non ti ho votato, ma non ti devi dimettere, perché se ti dimetti non ti posso più criticare. Sindaco, vai va. Sindaco, non mollare, perché poi non ti devo votare e così poi dopo non verrai rieletto. Ma una cosa straordinaria. Cioè, alla fine, io vi sto raccontando questo per dire che se non ci fosse stato il popolo napoletano, se non ci fosse stata la gente che mi ha sostenuto, io non avrei retto. Allora, quello che vi ho detto prima, che la vera novità di Napoli è stata la forza del popolo, anche in quella esperienza di sospensione, io non ho mollato. Dopo un mese il TAR mi ha dato ragione, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, mi è stata tolta la sospensione e poi sono stato assolto con formula assolutamente piena. Che sarebbe stata della città di Napoli se io mi fossi piegato di fronte alla legalità formale? Ecco, ve lo dico da magistrato, nel paese c'è un oceano di distanza tra la legalità formale e la giustizia. Non sempre la legalità formale coincide con la giustizia, non sempre il diritto coincide con la giustizia, anzi molte leggi sono ingiuste, anzi molti provvedimenti amministrativi sono ingiusti e fino anche certe volte delle sentenze. Allora io continuo a ritenere che anche all'interno delle istituzioni si può fare questa battaglia. Guardate, io con tutte le sofferenze che mi hanno dato, con tutti gli accoltellamenti istituzionali che ho subito, con tutte le violenze di Stato, io continuo a rimanere un uomo delle istituzioni, perché voglio dimostrare che i normali non sono quelli deviati che si sono messi giacca e cravatta, sono arrivati in Parlamento e certe volte si fanno le leggi a modo loro, con la legalità formale, e diventano loro la giustizia, e chi si oppone al sistema diventa un ribelle e diventa un sovversivo. Sembra il paese della normale devianza, i deviati diventano normali e i normali sono sovversivi. Ma vi sembra normale uno che fa delle cose normali che deve essere considerato ribelle, sovversivo, socialmente pericoloso, il sindaco isolato? Ma isolato da chi? Dal sistema? Dal sistema mi isolo io. Io non mi sono isolato dal popolo. E c'è un grande uomo del Novecento, io ho sempre letto con grande stima, con grande rispetto, con grande riconoscenza, con grande passione e gratitudine, che è Antonio Gramsci, che diceva una cosa straordinaria: la connessione sentimentale. A Napoli quello che è accaduto alla fine è una storia sentimentale, è un'empatia, è una connessione, perché quando stai tra la gente e quando la gente anche ti critica perché una cosa non la condivide o non riesce a risolvere tutti i problemi, ma quando la gente ti dice il sindaco è uno di noi, il sindaco sta tra la gente, il sindaco non ha rubato, il sindaco non ha svenduto la città, il sindaco non è in vendita, il sindaco resiste, la gente quando viene il momento che ti deve difendere scende in piazza. Questa è una grande storia di libertà, è una grande storia di resistenza. Io sono orgoglioso che sia accaduta nella città di Napoli, che dal 28 settembre al 1 ottobre del 1943 fu la prima città d'Italia, anzi d'Europa, che si liberò da solo dal nazifascismo con una rivolta di popolo, e a capeggiare la rivolta furono i bambini, le donne e gli anziani. Questa è la città di Napoli, e come Renzi cercò di commissariare Bagnoli, Napoli ha resistito, hanno fatto pure contropiede, e dopo il contropiede abbiamo segnato, e dopo aver segnato abbiamo anche vinto, perché io ho rivinto, pensate un po' Napoli come è ridotto, mi hanno eletto un'altra volta, quindi io sono stato rieletto nuovamente, e poi abbiamo vinto il referendum col 70% dei consensi. Questo senza i partiti forti, senza i giornali, contro campagne mediatiche spaventose che continuano a dipingere Napoli come città solo infernale, città solo di Gomorra, città solamente da cui devi scappare. Non è vero. Napoli è una città dove c'è l'inferno, ma c'è il paradiso, c'è il purgatorio, c'è l'umanità, c'è la gioia di vivere, c'è la gente che non ha perso il gusto di essere umana. Ecco, io lo dico sempre, se avete un momento di depressione, che può capitare a tutti, venite a Napoli, perché Napoli è la città d'Italia col più basso uso di psicofarmaci. Non ne hai il tempo, è una città che sei sull'adrenalina pura, tutto naturale, nel mio sangue al massimo potete trovare un po' di falanghina e un po' di petirosso, ma non troverete mai altre sostanze. Io sono assolutamente naturale, sono meridionale, sono napoletano e anche amante della Calabria, e questo perciò sto qua a Cleve, perché mi fa piacere ritornare in una terra che mi ha dato tanto.
Allora, io ci tenevo a farle una domanda proprio sulla Calabria. Alla luce del suo passato da magistrato e da parlamentare europeo, perché una terra bella come la Calabria, con tante ricchezze naturali e paesaggistiche, è in questo stato di povertà e di sottomissione alla politica? Alla politica più brutta, e questo stato di sottomissione è la cosa triste che vige anche in molti giovani che passano come bravi ragazzi, però utilizzano la politica per arricchirsi per se stessi, per i propri familiari e per creare consenso. Ma io posso portare l'esperienza della Calabria fino ad esattamente 10 anni fa. Io sono andato via dalla Calabria come magistrato, cioè mi hanno mandato via, la verità, dalla Calabria nel settembre del 2008, quindi ormai sono passati quasi 10 anni. All'epoca ricordo che il quadro politico era devastante, cioè il centrosinistra e il centrodestra. Perciò dico, faccio quella fotografia adesso da osservatore, anche io non mi permetto di dirlo, ma non vedo un grande cambiamento. Ma quello che mi colpiva, che il centrosinistra e il centrodestra facevano apparentemente vedere che c'era una dialettica politica di contrapposizione, e poi nella mia visuale di pubblico ministero negli affari si spartivano tutto, e semplicemente quando poi si passava dal centrosinistra al centrodestra mutavano un po' le quote della spartizione, ma nel sistema c'erano tutti. Tanto è vero che quando io toccai determinati interessi, lo tsunami che si abbatté per mandarmi via dalla Calabria fu uno tsunami che vide tante forze politiche convergenti in questo, che vide pezzi di magistratura, che vide pezzi di istituzioni anche centrali che invece di sostenermi, invece di cercare di capire questo magistrato giovane all'epoca che cosa stava facendo a Catanzaro, decisero di togliere me e lasciare il problema. Un po' di soddisfazione che a distanza di 15 anni, adesso qualche mese fa, il procuratore di Reggio Calabria Federico Cafiero De Rao ha fatto un'inchiesta che ha toccato esattamente lo stesso sistema, fino anche le stesse persone in parte, che io scoprì in un'inchiesta su Reggio Calabria, dove c'erano deviazioni di massoneria, dove c'era un'indagine sulla massoneria deviata, la politica, le istituzioni, eccetera, nel 2004. Quindi alla fine lo Stato trovò più conveniente mandar via me. Probabilmente avevano ragione, perché la clausola che fu trovata De Magistris è incompatibile con l'ambiente, e evidentemente loro ritennero che quell'ambiente doveva essere mantenuto così e chi l'aveva turbato doveva essere allontanato. Quindi io non mi sento di dare un consiglio, perché penso che ogni popolo deve trovare da sé le ragioni del cambiamento. Oggi mi avete invitato per una testimonianza. Allora la testimonianza che vi posso dare, la Calabria ve la dovete riprendere voi. Non dovete aspettare che viene qualcuno dall'alto che liberi la Calabria. Da Roma non verrà mai nessuno. Vi porto l'esperienza napoletana. Da Roma hanno cercato in tutti i modi di fermarci, di distruggerci, di rimetterci il guinzaglio. Ci tengono ancora adesso con la bombola d'ossigeno, perché a governare senza soldi, la loro scommessa è De Magistris. Quanto tempo ce la farà? Quanto tempo riuscirà a stare in sala di rianimazione con la bombola d'ossigeno? Ecco perché noi siamo animali politici in questo momento a Napoli, perché stiamo reggendo senza soldi, accerchiati. Allora pensate un po', se tanti popoli si mettono insieme, se Cleto si mette insieme con Napoli, se i movimenti si mettono insieme con altri movimenti, associazioni con altre associazioni, comitati in difesa dei beni comuni con altri comitati, amministratori coraggiosi con altri amministratori. Noi abbiamo già vinto, ma se uno pensa che verrà il partito grande a salvarvi, che verrà qualcuno da Roma, che qualcuno vi libererà, no! La liberazione di Napoli è venuto da un napoletano che insieme ad altri napoletani ci ha creduto, che nel momento peggiore della sua vita, quando mi avevano strappato la toga di pubblico ministero, la vita professionale mi sembrava, come dire, persa, perché sì, facevo il giudice, ma io volevo fare il pubblico ministero. È come che a un chirurgo gli dicono che è appassionato di chirurgia, lo metti a fare il dermatologo. Il dermatologo è bellissimo, il giudice è bellissimo, io volevo fare il pubblico ministero. Vedi come si è rigenerata la città da una sofferenza. Oggi la città è orgogliosa, è fiera, non abbassa più la testa quando dicevano Napoli munnezza. Oggi la città si è riscattata. Ma voi vi rendete conto, una città che non aveva 6 anni fa un turista, e oggi devi fare lo zig zag a Napoli, ma non mica il turismo di massa, mica abbiamo l'Expo, mica abbiamo il Papa. È gente che sceglie di venire a Napoli,
E io mi fermo, dico, ma voi perché venite a Napoli? Napoli è la città dell'inferno, come vi viene in mente di venire a Napoli? Qui dico, no, noi abbiamo scelto, siamo andati sui social, abbiamo girato, stiamo da 5 giorni e non ci hanno rapinato, siamo da 4 giorni ed è anche, e si paga anche poco, e stiamo bene, e siete accoglienti. È una città che è rinata perché siamo noi che ce la siamo ripresa da gente che se l'era mangiata, se l'era mangiata di consulenze, di cricche, di appalti, di soldi rubati, di bagnoli sperperati, i rifiuti. Ma perché io sono più bravo della Iervolino a risolvere i rifiuti? O più bravo del Bassolino? Ma che tengo la palla di vetro? È semplicemente che loro non volevano togliere il sistema dei rifiuti, perché quel sistema hanno fatto le loro fortune politiche. Questo è il tema. Allora io quello che vi posso dire, liberatevi da soli, trovate la forza, basta pure se posso. Io per esempio una cosa che vedo pure a Napoli, i giovani che vanno via, no? Ma invece è bello restare, lo so che è difficile, pure a Napoli è difficile restare, io ho scelto di restare, potevo stare al Parlamento Europeo, Bruxelles, Strasburgo, guardate, Bruxelles sì, il tram arrivava in orario, la metropolitana era puntuale, ma a me mi si venne una depressione, cioè non ce la facevo più. Cioè a Napoli, hai capito, tu c'hai il vicolo, c'hai il mare, c'hai lo scugnizzo, c'hai la gente, è bellissima, l'anarchia, la sede di giustizia, la libertà, la gente che ti ferma per strada, sindaco litigato con mia moglie, sindaco lo sciacquone, sindaco qua, sindaco là, ma è bellissimo, e fatelo pure qua, si può fare, l'abbiamo fatto noi a Napoli. A Napoli guardate è complicato, cioè Napoli ci sono 2 milioni di abitanti, si può fare in Calabria, e se passa, se comincia la rivoluzione anche in Calabria, perché no, io ci sto. Cioè nel senso, la nostra esperienza è al servizio di altre esperienze. Noi ci siamo schierati con quelli che fanno la battaglia contro la TAV in Val di Susa, quelli che fanno le battaglie contro l'estrazione degli ulivi in Puglia, contro quelli che continuano a trivellare in Basilicata, le battaglie che abbiamo fatto qua con le centrali, col Mercure, il ponte sullo stretto, e continueranno. Guardate, ma gli incendi di... Ma avete visto il Vesuvio come l'hanno ridotto? Interessi criminali, gente che guadagna distruggendo la natura, distruggendo boschi, distruggendo i beni comuni. Ma che aspettiamo a ribellarci? Io perciò sono orgoglioso della mia città, perché la mia città nel momento peggiore, quando sembrava senza speranza, dove la gente era morta qua dentro, oggi se voi mi fate una domanda e mi dite qual è la cosa che più vuoi raccontare del cambiamento di Napoli, io vi racconto una cosa non materiale, vi racconto una cosa spirituale. È cambiato il napoletano qua dentro, nel corpo, nel cuore e nell'anima. Il napoletano prima era depresso, non ci credeva, non aveva più fiducia, oggi la gente ha fiducia, lotta, aiuta l'amministrazione, si combatte, si innalza il senso di bello e di bellezza, pretendono sempre di più, e questo è molto bello, perché non ci sta più quel lamento che non cambia mai nulla. Anzi, mentre prima ti dicevano la montagna di rifiuti, oggi ti fermano, sindaco la cicca e sigaretta, sindaco la carta per terra, sindaco, è bellissimo, perché vuol dire che la gente ha riscoperto il gusto dell'amore del proprio territorio, e quando stai bene dentro, tra mille problemi, riesci anche a risolvere meglio le sofferenze. Guardate Roma, io non so se c'è qualcuno che vive a Roma, io quando vado a Roma la gente parla da solo, a Roma stanno tutti incazzati, sanno tutti e hanno meno problemi di Napoli, ma è lo spirito che è diverso. A Napoli è cambiato lo spirito, cioè la gente oggi crede nel cambiamento, e io vi dico che Napoli sta solo all'inizio. Io ho lanciato la sfida, fra 4 anni, quando finiremo il nostro secondo mandato, Napoli diventerà sicuramente una città all'altezza di tutte le capitali mondiali, anche per servizi, perché io voglio vincere anche la sfida che pure i tram a Napoli possono arrivare puntuali, sempre con qualche eccezione, perché l'autista del tram, se vede tra una fermata e l'altra un signore che alza la mano che sta in difficoltà, a Bruxelles non si ferma, a Napoli si ferma. Quindi comunque questa è sempre una differenza. Beh,
pratica il sindaco di Napoli ci sta dicendo, noi calabresi che siamo abituati a dire in dialetto io me faccio i fatti mia, diciamo, a non farci più i fatti nostri, a lavorare sulla partecipazione allargata, diciamo, a impegnarci a evitare quel discorso della delega, per cui sappiamo che c'è quel politico che ti risolve quello, quell'altro politico che ti risolve quell'altra cosa. Questo discorso mi fa collegare in qualche modo a una cosa che abbiamo insieme tra Campania e Calabria, diciamo. Noi abbiamo due presidenti di regione e tutti e due presidenti di regione, il campano c'è già riuscito ad avere la delega sulla sanità, il calabrese ci sta, il commissario alla sanità, ad avere la nomina come commissario alla sanità, il calabrese ci sta aspirando da tantissimo tempo, ma cosa serve sta benedetta nomina a commissario per la sanità? Come viene utilizzata in Campania e come potrebbe essere utilizzata secondo te qui nel meridione d'Italia? Ma io sono contrarissimo ai commissariamenti, mi sono opposto al commissariamento su Bagnoli. Se la Campania e Napoli sono arrivati nel disastro dell'indebitamento che vi ho raccontato, perché c'è stato il commissario per l'emergenza rifiuti, il commissario ai trasporti, il commissario alla sanità, commissariamenti significa poteri speciali, quindi mani libere per una certa politica di fare quello che vuoi. Io sono per i poteri ordinari, i poteri costituzionali, quelli ordinari, il sindaco che fa il sindaco, il presidente della regione fa il presidente della regione, facesse ognuno funzionare le istituzioni per cui è preposto. I commissariamenti sono una iattura, quindi se mi fai la domanda io sono contro, tra l'altro la sanità anche oggi, hai visto quest'altro episodio gravissimo che è accaduto a Napoli, quindi non è quello il modo per cambiare la sanità, per cambiare la magistratura, per cambiare le istituzioni. Devi dare responsabilità e potere a chi è in prima linea, a chi conosce i problemi, a chi li può e li sa e li deve affrontare. Se posso dire un'altra cosa che mi è venuta in mente a proposito della Calabria, di un concetto che mi colpì, lo voglio raccontare, perché quando arrivai in Calabria giovanissimo come magistrato, la prima volta avevo 26 anni, mi gettarono subito a fare un processo delicato. Io ricordo i primi giorni, quando stavo nel bar del tribunale, mi fermava un po' di gente, perché poi i calabresi no, volevano capire, gli avvocati volevano capire io che tipo ero, se avevo qualche pizzetto, se avevo, insomma mi studiavo. E mi dicevano: a chi appartieni? Questa cosa, io tenevo 26 anni, a chi appartieni? A chi appartieni? E mi dicevo: ma che è sta cosa? A chi appartieni? Poi ho capito che conti se appartieni. Se appartieni al partito, se appartieni alla mafia, 'ndrangheta in questo caso, conti se appartieni a una lobby, qualche volta alle massonerie, conti se basta con questa cosa di appartenere a una persona. Ma che? Appartenere alla terra. Se uno si convince che appartiene a questa terra, il processo di appartenenza al territorio diventa un grande processo di liberazione e di emancipazione, perché tu non appartieni a qualcuno che ha un titolo di proprietà. È straordinario, quasi qualcuno che ha una proprietà su di te da quando nasci a quando muori. Il diritto che diventa favore, la tru all'amica, tru alla cosa, a chi appartieni, quell'altro, quell'altra ancora. Invece l'appartenenza deve essere al nostro territorio, che è straordinario. Questo è un tema della liberazione dei guinzagli e delle museruole che ci hanno messo. Questa cosa qua io l'ho trovata fortissima, è forte a Napoli, ma in Calabria l'ho trovata molto forte. Questo fatto che in Calabria una percentuale così piccola di persone detiene un potere così grande e la stragrande maggioranza della popolazione è in difficoltà. Vedetelo qual è il circuito: potere politico, finanziamenti pubblici che vengono erogati da chi detiene il potere politico ed economico, che quindi ti dà il finanziamento, che quindi ti dà il lavoro, che quindi ti chiede il voto. Quindi la democrazia che va in collasso: finanziamento pubblico, potere, lavoro, voto. Bisogna liberare questo circuito. A me ogni tanto mi ferma ancora, all'inizio, adesso quasi mai più nessuno: sindaco, il posto di lavoro, sindaco, il posto di lavoro. No, la politica non deve promettere posto di lavoro. Chi ha un ruolo politico deve creare le condizioni perché ci sia la possibilità di investire e di creare lavoro. Oggi con l'industria turistico-culturale, con la ripresa del commercio e dell'artigianato, del Made in Naples e della piccola e media impresa, l'80% dei ragazzi degli istituti alberghieri di Napoli, che stanno quasi tutti nelle periferie,
iniziano a lavorare una volta diplomati. Se uno entra in tantissime strutture ricettive, museali, culturali, addirittura nelle chiese che si stanno aprendo e nei luoghi abbandonati, si crea economia, è un'economia libera, non è un'economia controllata, non è il sindaco che controlla i luoghi liberati, non è il sindaco che controlla i luoghi dove i ragazzi li hanno liberati con attività di movimento sociale. Erano cose di nessuno, erano cose abbandonate, oggi sono cose autogestite, autogovernate, che noi non è che le tolleriamo, non le sgomberiamo come fanno a Roma, come fanno a Bologna, ma non è che le tolleriamo, facciamo di più, facciamo le delibere. Di fronte a chi è andato a riappropriarsi di luoghi abbandonati, chi in un luogo in cui era discarica e oggi fa un orto sociale, chi in un luogo che era l'ex ospedale psichiatrico giudiziario oggi fa ambulantato popolare, fa mensa popolare, fa teatro sociale, noi abbiamo fatto delibere in cui abbiamo riconosciuto valore sociale e valore giuridico. Io sono andato a stringere la mano a queste persone, perché questi fanno profitto sociale, fanno profitto economico, e quando all'inizio mi dicevano: sindaco, ma non si può fare, perché un luogo, se non è un luogo, è un luogo privato o è un luogo comunale abbandonato, noi lo possiamo dare solo se ci danno una cosa di soldi. E io dicevo: ma perché una cosa ha valore solo se si dà una cosa di soldi? Se invece di dare una cosa di soldi, perché quelli soldi non ce l'hanno, ma fanno una mensa, fanno teatro, fanno ambulatorio, fanno accoglienza, fanno lingua, accolgono i senza fissa dimora, ma non ha molto più valore economico dei 1.000 euro al mese. E quelli mi dicevano: non si può fare, non si può fare, non si può fare. Ma chi l'ha detto che non si può fare? Questa è la rivoluzione. Noi abbiamo coniugato a Napoli affidabilità di governo e rivoluzione, rottura del sistema e cambiamento. È stato difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo sentito nei mesi scorsi, diciamo, soprattutto quando c'era il precedente governo, che in qualche modo facevano delle cose, diciamo, di progresso sui diritti civili, in realtà, diciamo, facevano altre cose sui diritti sociali. Diritti civili e diritti sociali devono andare separati o devono camminare di pari passo, visto quello che sta succedendo anche un po' a livello nazionale? Ma devono andare di pari passo. Devono andare di pari passo anche tante battaglie che sono state fatte, tante battaglie. Un attimo, sto rispondendo alla... Se volete mi interrompo. No, mi ha fatto una domanda sui diritti civili e diritti sociali, e anche su questo abbiamo fatto delle battaglie importanti, sulle libertà civili. Siamo stati la prima città che ha riconosciuto la trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso all'estero, il registro delle unioni civili, la carta d'identità a un bambino nato da due donne a Barcellona, che nessuno in Italia gli voleva dare la carta d'identità e noi gliel'abbiamo data, perché i diritti a una persona che è nata vanno riconosciuti indipendentemente di come uno la può pensare. Abbiamo fatto battaglie sulle libertà sociali, ho detto prima, sul profitto sociale, una lotta contro la mentalità liberista che una cosa conta solo se c'è la controprestazione sinallagmatica di denaro. Abbiamo fatto le assunzioni delle maestre quando il governo Monti mi diceva che io dovevo chiudere le scuole comunali e gli asili nido perché, essendo un comune in predissesto, non potevo più fare i contratti a tempo determinato. E io ho detto: ma guarda che le scuole, ho detto al dirigente del comune, non le posso chiudere per la spending review, il patto, il fiscal compact, il pareggio di bilancio inserito in Costituzione, tutte queste norme. Ho detto: le scuole si chiudono se c'è un terremoto, se c'è una carestia, non c'è una guerra. E quello ha detto: sì, belle parole, ma la legalità formale ci dice, la legge ci dice che tu non puoi fare i contratti, non puoi assumere le maestre. Io ho detto: sì, c'è la legge ordinaria, ma c'è la Costituzione repubblicana. La Costituzione repubblicana c'è l'articolo 3 che parla di uguaglianza dei cittadini. Così noi garantiamo solamente a chi può andare a una scuola privata di andare a scuola. Ci sono gli articoli 34 sulla formazione, gli articoli della Costituzione repubblicana. Sì, sindaco, che belle parole, ma non si può fare, non si può fare. Io ho detto: guarda, se tu non lo vuoi fare, levati da mezzo.
io le faccio, ho preparato io la delibera, l'abbiamo scritta, ho citato la Costituzione Repubblicana, abbiamo fatto il contratto alle maestre, le scuole non si sono chiuse, poi l'abbiamo addirittura assunta, mi ha denunciata la Procura della Repubblica, mi ha denunciata la Procura della Corte dei Conti, mi ha denunciata il giudice del lavoro, il giudice del lavoro mi ha messo al confronto col direttore, al giudice del lavoro io ho dovuto spiegare che secondo me esiste la Costituzione, le leggi ordinarie, io ho detto tutte, ho ricordato i tempi di giurisprudenza dell'università, perché come magistrato sono stato censurato al CSM, quindi non potevo presentarmi e dire sono un magistrato credibile, quindi ho cercato con il cappello in mano molto umilmente di fare un discorso, il giudice del lavoro ci ha messo al confronto, ha sentito a lei che era il direttore generale, un prefetto della Repubblica, quindi molto più importante di me, ha sentito a me e ha detto no, ha condannato alle spese il direttore generale. Il procuratore della Repubblica quando ha fatto l'archiviazione ha detto ha ragione il sindaco, in Italia c'è la gerarchia delle fonti, le scuole non si possono chiudere per il pareggio di bilancio, il fiscal com, il trattato, bellissimo, è la rivoluzione governando. Mi sono dovuto assumere personalmente la responsabilità. La delibera l'ho fatta io, come la delibera sull'acqua pubblica, come l'ordinanza su Bagnoli che inquina paga. Ecco perché io voglio dire che se uno viene eletto sindaco e fa un programma di rivoluzione, poi la rivoluzione la devi fare. Questa cosa delle maestre è significato garantire diritti costituzionali che sono più importanti del pareggio di bilancio, anche del pareggio di bilancio inserito in Costituzione. E dopo la scuola abbiamo fatto la stessa cosa quando mi avevano arrivato un'altra circolare che aveva detto che non potevo garantire il trasporto dei diversamente abili nelle scuole perché essendo un comune in predissesto il pareggio di bilancio che nel frattempo era stato inserito in Costituzione non me lo consentiva. Io nel frattempo il direttore generale era cambiato, sapeva perfettamente la mia mentalità, ha detto sindaco già lo so, la delibera è già pronta, abbiamo cambiato i file, l'abbiamo fatta, grande soddisfazione. A dicembre 2016 la Corte Costituzionale ha detto che ci sono dei diritti costituzionali che prevalgono anche rispetto al pareggio di bilancio inserito in Costituzione. Allora io mi chiedo, ma perché uno deve fare sempre queste lotte? Cioè è vero, però non è giusto. Guardate, andarsi a difendere ogni volta al procuratore della Repubblica, il procuratore della Corte dei Conti, il giudice del lavoro, pensate un po' che io ormai negli ultimi anni, avendo fatto anche una follia di essermi dimesso dalla magistratura, quindi io mi sono dimesso dalla magistratura, ho rinunciato alla pensione di 7.000 euro, mi sono dimesso a 10 giorni dalla maturazione del minimo della pensione, più della metà dell'indennità di sindaco io la do agli avvocati. Perché tutte queste battaglie che vi sto dicendo non è che vengo difeso dall'avvocatura del comune. Quando mi citano in giudizio io mi devo difendere come Luigi De Magistris. Cioè in questo paese difendere la scuola pubblica, difendere l'accompagnamento dei disabili a scuola, difendere i diritti civili, difendere la Costituzione nata dalla resistenza al nazifascismo, e scusatemi, ma io mi sono scucciato e dire sempre la difesa e la resistenza. Ma quando la cominciamo a attuare questa Costituzione in Italia? Che sono passati 70 anni. Bene, a Napoli la Costituzione la stiamo attuando con le delibere sindacali, perché la Costituzione non viene applicata solo con le leggi del Parlamento e con i decreti legge del Governo. Anzi, la Costituzione la dobbiamo applicare ognuno di noi. La Costituzione la possono applicare i sindaci, i consigli comunali, i consigli di municipalità. E quando non si applicano i principi di uguaglianza e di libertà, ricordatevi tutti che esiste l'articolo 3, seconda parte della Costituzione. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la libertà e l'uguaglianza dal punto di vista economico e sociale degli abitanti della Repubblica Italiana. Vi siete mai chiesti come mai il Costituente ha utilizzato il termine rimuovere gli ostacoli? Cioè significa che il popolo, se non si riescono ad attuare i principi di uguaglianza e di libertà, il popolo non può stare a guardare, ha il dovere di rimuovere gli ostacoli. Bene, noi abbiamo cominciato un poco alla volta a rimuovere gli ostacoli che impedivano alla gente di essere libera, di avere dignità, di avere uguaglianza. È una lotta ancora lunga, senza soldi, non so quando finiremo, non so dove arriveremo, ma sicuramente una garanzia l'ho sempre data ai miei concittadini napoletani e oggi lo testimonio qua a Cleto:
noi non siamo in vendita. E in questo paese, quando non sei acquistabile, quando non ti puoi comprare, quando non sei in vendita, la gente impazzisce perché non capisce qual è il tuo scheletro nell'armadio, non capisce che tu non ti puoi comprare, non capisce che non sei, come dire, affascinato dal potere. E questa cosa ha dato potere alla gente che potere non l'aveva mai avuto. Ecco la rivoluzione napoletana che io oggi a Cleto, in un'oretta, spero di essere riuscito, anche se a pillole, a raccontare. E di questo io da napoletano vado particolarmente fiero, perché io ho sempre detto, non ho scelto di nascere a Napoli, quello devo ringraziare i miei genitori, ho scelto di vivere a Napoli. E come posso ripagare la mia città che amo, che è una città bella, che è una città ferita, amandola? Io ho avuto la fortuna di essere nato a Napoli, quindi come posso ripagare questa fortuna? Amandola. Come posso amarla? Essendo uomo delle istituzioni, sto sacrificando 6 anni della mia vita, H24, 16 ore al giorno, fisso, non lavoro mai un giorno meno di 16 ore. Questa è la vita del sindaco di Napoli, di cui non mi lamento, perché ho dentro di me le stesse emozioni e la stessa passione di quando la prima volta il popolo mi ha eletto sindaco della mia città. E quando atterro e sorvolo Napoli, soprattutto quando si viene dal mare, e vedo piano piano che atterro quasi sulla città, perché questa è una cosa, l'aeroporto in città è una cosa incredibile, io dico, madonna mia, ma io sono sindaco di questa città. Allora quando hai un'emozione così grande, e quando vedi anche solo una persona al giorno che ti fa un sorriso perché è contenta di una città che sta cambiando, ma anche la stanchezza passa, anche la paura passa, anche le preoccupazioni passano, tutto passa. Però deve essere un fenomeno collettivo, non possiamo affidare a una persona, a 5 persone, a 10 persone. A Napoli oggi sì, c'è il sindaco si mette davanti, se un problema non si risolve mi assumo io le responsabilità, se un risultato lo raggiungiamo è merito di tutti, io sto in prima linea, no? Come il popolo del quarto stato, con la bellissima fotografia, però io sono certo che la gente sta a fianco, la gente sta dietro, la gente mi sta vicino e io la ripago con la fatica, con la fatica, con la fatica, col lavoro e col sacrificio. Insomma, se può fa, e se uno la voglia, sa da fa, perché avere questa politica che opprime, che distrugge, che soffoca e vi tiene schiavi, non se ne può più. Quindi se vi posso incoraggiare, liberatevi. Ce l'ha fatta Napoli con un pregiudicato disciplinare cacciato dalla Calabria come cattivo magistrato, messo in condizioni di non nuocere, senza un soldo, senza partiti, contro i giornali, abbiamo vinto 2 volte. Questo è il messaggio di cui hanno paura, che si può fare. Il cambiamento è una volontà, è una volontà che se ce l'hai dentro può esplodere da un momento all'altro. Bisogna volerlo, bisogna volerlo. Paolo Borsellino, gli chiesero perché sei rimasto a Palermo. E lui disse, sono rimasto perché Palermo tiene un sacco di problemi. Palermo non mi piace e io la voglio cambiare. Bene, quando Napoli era piena di rifiuti, io potevo rimanere a Bruxelles, guadagnavo anche bene, mi stavo anche un po' riprendendo dopo i 10-15 anni di magistratura. Bene, io ho sentito dentro una molla, la molla che finalmente potevo fare qualcosa di utile per la mia città. E viva Dio, con tanto, col sostegno di tanta gente, questa cosa si sta verificando. Tra 1000 ostacoli, 1000 bastoni, tante mazzate che pigliamo ogni giorno, però alla fine ce la stiamo facendo. Io sto qua. Diciamo, da uno che ha avuto la fortuna di nascere a Cleto, diciamo, come dicevi tu, lui ha avuto la fortuna, ti voleva chiedere una cosa. Io, sindaco, mi perdoni per l'ironia, no, della domanda in sé, le volevo chiedere, visto che lei ha parlato di mare, fra quanto tempo lei pensa, visto che è un visionario, che noi potremmo farci un bagno al mare senza la delle ore 10? Questa domanda, ecco, non posso rispondere, perché io avevo cercato di cominciare a fare un'indagine nel 2003 sulla depurazione in Calabria, ed era un po', è stata la madre di tutte le battaglie. Da là poi ho scoperto tutto il sistema. Se mi avessero continuato a fare il mio mestiere di allora, oggi non sarei sindaco, magari potevo fare il procuratore qua da qualche parte. E anche là è un fatto, è come il fatto dei rifiuti, si sa dove c'è il problema, bisogna vedere se c'è la volontà da parte della politica, ma devo dire anche non solo della politica, perché poi c'è anche la magistratura, ci sono le forze dell'ordine, in Calabria c'è tanta gente brava, ci sono tanti magistrati bravi, tanti poliziotti bravi, tanti carabinieri bravi, tanti finanzieri bravi, però ci sono anche dei magistrati non bravi, ci sono anche dei magistrati collusi, ci sono anche delle persone collusi, io l'ho viste con i miei occhi, a me mi hanno mandato via, ma tante persone corrotte e colluse le hanno lasciate tranquillamente al loro posto.
solo un caso vi voglio ricordare, non posso mai dimenticare, un giudice di Catanzaro che in un processo delicato prosciolse uno dei più importanti costruttori della Calabria, processo molto delicato. Pochi giorni dopo l'assoluzione io stavo con mia moglie e mio figlio a mangiare una cosa a Soverato in un ristorante sul mare. Beh, al tavolo di fronte a me c'era il giudice, la giudice, il marito, un costruttore e la moglie. Qual era il messaggio che andava dato alla gente che guardava? No, messaggio. Io lo chiamo mafioso. Poi ognuno può pensare come vuole, per me è mafioso. Che denunciate a fare? Ma che fiducia avete a fare? Allora qua l'istituzione è come una mela. C'è gente per bene, c'è gente onesta, ma c'è un cancro. La ragione della mia permanenza all'interno delle istituzioni, cioè io troverò pace e mi potrò anche allontanare dalle istituzioni quando avrò visto la mafia che non è più dentro le istituzioni. E la mafia non sta solo nella politica, magari stesse solo nella politica, col voto la potremmo eliminare, la mafia è anche dentro le istituzioni, la mafia arriva anche nella magistratura, nelle forze della mafia arriva ovunque. Poi lo sapete che i figli dei mafiosi studiano alla Luis, studiano alla Bocconi, fanno i commercialisti, fanno i fiscalisti, fanno gli architetti. E perché non ci sarà qualcuno che fa il magistrato? Non ci sarà qualcuno che sta anche negli organi di controllo? È un cancro. Per liberarci da questo cancro lo dobbiamo volere, lo dobbiamo conoscere, dobbiamo investigare sulla depurazione, sugli eolici, sui finanziamenti pubblici, sul sistema che c'è dietro a tutto questo, se c'è la volontà di volerlo fare. Ci vuole la rivoluzione culturale. Ecco perché io continuo a dire che la politica e la partecipazione popolare è lo strumento fondamentale. Falcone parlava di rivoluzione culturale. Se i valori continuano ad essere il denaro, il profitto, la felicità che passa attraverso l'accumulazione e il sistema mafioso, noi dobbiamo cambiare questo. Ecco perché è una grande battaglia. Io di questo, siccome so perfettamente che a me mi ha fermato l'andrangheta, la mafia, il sistema politico, ma non quella con la lupara, l'andrangheta con la coppola e con la lupara sarebbe stata già sconfitta. A me mi ha fermato esattamente la mafia dei colletti bianchi, quelli che mi dovevano tutelare e che mi hanno tradito, il procuratore che mi doveva proteggere e che non mi ha protetto, il Consiglio Superiore della Magistratura che mi doveva stare vicino e mi ha mandato via. Poi il caso vuole, io poi sono stato fortunato, io chi è che ha presieduto il mio processo disciplinare? Nicola Mancino. Nicola Mancino oggi è imputato nel processo sulla trattativa tra Cosa Nostra e Stato. Pensate, noi viviamo in un paese in cui c'è un processo dove lo Stato è andato a trattativa con la mafia, di cui non si parla di questo processo, e Mancino è imputato in quel processo. Mancino presiedeva il Consiglio Superiore della Magistratura e mi ha trasferito. E il procuratore generale, come elemento negativo di Luigi De Magistris, ha detto che il mio problema è che io in Calabria lavoravo troppo. Lavoravo talmente tanto che interpretavo il lavoro come una missione. E non è questo il lavoro di magistrato. Il magistrato è un lavoro così, come se tu in Calabria facevi un lavoro, la depurazione, e beh, mi giravo dall'altra parte. Depurazione, ti giravi. Sai come nasce il processo della depurazione? Una denuncia di bagnanti che arrivavano, di ero di turno in estate, arrivavano denunce a pali nei villaggi che pagavano un sacco di soldi e trovavano le bollicine e denunciavano. Altri miei colleghi dicevano, beh, bollicine, che dobbiamo fare? Teniamo tante problemi, teniamo omicidi, violenze sessuali, e buttavano questi fascicoli nell'armadio. Io mi sono curiosito all'epoca, ho detto, ma perché questi bollicini? Abbiamo incominciato a indagare e scoprivi denari che arrivavano e depuratori che non si realizzavano. Denari che arrivavano e depuratori che non si facevano funzionare, denari che arrivavano e si mangiavano i soldi. E il problema chi era di tutto questo? Il depuratore? Il bagnante? Il politico? Il corrotto? Era chi indagava. E l'accusatore l'hanno fatto diventare accusato. L'unica cosa che non hanno previsto è che loro pensavano di abbattermi, pensavano di togliermi da mezzo, di eliminarmi completamente. Io invece, da buon partenopeo, ho praticamente l'adrenalina e sono rinato come l'area Flegrea, e quindi non sono riusciti a fermarmi. Quindi se tu mi chiedi la depurazione, e che ti devo dire?
quello appartiene alla mia vita di 13 anni fa. Se un domani mi ridessero la toga di pubblico ministero, che è impossibile, perché mi sono dimesso, mi mandano in Calabria, cioè fu pubblico ministero in Calabria, saprei da dove cominciare. In questi 13 anni io sono ogni tanto un fruitore della Calabria, che rimane una terra bellissima, ma mi pare che i problemi sono esattamente come quelli di 13 anni. E fin anche le persone che detengono il potere sono sempre in parte le stesse. Quindi questo è il tema. Il messaggio, insomma, che si può trasparire dalle parole del sindaco di Napoli, sostanzialmente anche, cioè, i bagnanti fanno bene a fare le denunce, invece noi cittadini calabresi il problema ce lo dobbiamo porre da settembre in poi, e non quando andiamo al mare, ma c'è la schiuma, ma c'è questo. Se ognuno nel nostro paese, per esempio, verificasse il funzionamento dei depuratori e pretendesse, diciamo, che i depuratori funzionassero, allora il problema non ce lo ritroveremmo ad agosto. E quindi organizziamoci. Il principio che è valso per Napoli è quello del cambiamento, della partecipazione, della messa in gioco in prima persona. Questo secondo me è il messaggio che ci viene da Napoli. Il sindaco di Napoli ci dice: organizzatevi, che sono anch'io con voi, se c'è da sostenervi in tutti i modi. E dato che quello che lui dice lo fa, perché io ricordo che quando ci disse che ci dava una mano sulle questioni ambientali, io me li ritrovai a Pianopoli contro la discarica che devastò tutto quel territorio, devastò il fiume Amato, me lo ritrovai alla centrale del Mercure per la difesa del Parco Nazionale del Pollino e contro addirittura un colosso come l'Enel, gli andammo a rompere le scatole mentre lui era europarlamentare, insomma. Però diciamo, la cosa positiva è che quando lui l'ha ricordato questa cosa, quando lo volevano nel libro che ha scritto, quando lo volevano mandare via, in pochissimi giorni 100.000 calabresi hanno sottoscritto un appello per non farlo andare via. Quindi penso che il legame di Luigi De Magistris con la Calabria è un legame che rimane, e questa sera, credo, secondo me il messaggio principale che lui ci lancia è: organizziamoci, partecipiamo, mettiamoci in gioco in prima persona. Grazie a Luigi De Magistris e grazie a tutti voi per aver partecipato, e grazie all'associazione La Piazza. Io solo un attimo, vi rubo ancora un attimo, ci tenevo a farlo, come dire, pubblicamente, lo faccio a nome di tutti, regalo la maglietta del Creto Festival al sindaco di Napoli. La regalo pure a Francesco Saccomanno, che è un amico storico del festival e della comunità di Cleto pure. No, forse ci siamo riusciti a rimediare. E vi invito soprattutto a continuare a restare qui a Cleto, perché ci sono degli spettacoli nel centro storico, c'è il concerto di Babba Sissoko, c'è la gastronomia a chilometro zero. Vi invito a restare, a tornare ancora domani sera, perché il festival non finisce qui. Grazie ancora e buon festival a tutti.